Rai 3. Siamo tutti bravi, e anche voi. Tu c'hai una scena vuota e entra questo, un attimo la musica fa togli gli occhiali, tacchete, perfetto. Ho sentito la storia con la S maiuscola. Quando vidi i primi carri armati entrare nella città, questi Viet Cong che urlavano Jai Pho, piansi. Pol Pot ha ucciso i vecchi, ha ucciso tutti quelli che avevano gli occhiali, perché avere gli occhiali voleva dire aver letto, voleva dire ricordare. Gli altri dicono che noi siamo il male, noi diciamo che loro sono il male. Se cominciamo a cercare l'un l'altro di eliminarci, finiremo che ci eliminiamo tutti. Mio papà mi ha scritto una lettera col suo solito inchiostro viola. Io sapevo da qualche anno che lui era malato, però non si capiva mai a che punto era questa malattia. E in questa lettera mi diceva in fondo c'ho pochi mesi rimasti e mi piacerebbe fare un'ultima cosa. E mi piacerebbe parlare con te della mia vita, della vita, insomma. Se c'hai voglia, torna a casa, torna all'Orsigna e passiamo questi ultimi mesi assieme a chiacchierare. Folco, figlio mio, ho 66 anni. Proprio perché mi rimane poco tempo, un'ultima cosa forse mi piace ancora farla. Ed è parlare con te, che sei stato parte e spettatore di questa mia vita per così, per 36 anni, e vedere se tutto sommato c'è un senso. Ho capito esattamente quello che voleva. Lui mi ha detto: io parlo, ti racconto tutto quello che vuoi, ma non ci sarò per finire il libro. Se quello lo devi fare te, fallo in una maniera che comunichi ai giovani. Questo ultimo atto in questa vita, che è quella che si chiama la morte, non mi preoccupa perché mi ci sono preparato. Ci ho pensato. Ho vissuto intensissimamente per quanto mi riguarda, per cui non ho alcun rimpianto, non ho ancora da dire ma mi ci vorrebbe ancora per fare questo. E mi piace moltissimo questa idea del grande viaggio, no? Che poi è il viaggio della vita, ma è anche il viaggio di un'epoca. Quello che voglio che tu capisca era questo mondo in cui sono cresciuto. Una strada sulla quale non c'era alcun traffico e un marciapiede che era la costante piazza del paese. Per me Firenze era un posto lontano. Ci andavo una volta ogni tanto con mio padre o mia madre la domenica. Si andava a piedi da Monticelli fino in Piazza della Signoria e in Piazza della Repubblica, e lì c'era questo grande ristorante Pascoschi che aveva i tavoli fuori. E a me mi permettevano i miei genitori di sbirciare attraverso questa cosa di alloro per vedere i signori che mangiavano il gelato. Erano anni di grandi conflitti sociali, forse devo dimenticare che l'Italia era sul punto di diventare comunista. La CIA, gli americani, la Chiesa hanno investito miliardi a manipolare le elezioni italiane, per cui c'erano questi due campi, democristiani e comunisti, l'un contro l'altro armati. Ero povero e volevo difendere i poveri contro i ricchi. Ero debole e volevo difendere i deboli contro i potenti.
c'era qualcos'altro nella vita che mi affascinava ed era questo aspetto appunto magico, che qui era tutto concentrato. Foreste, boschi. Storie di fantasmi, di case in cui ci si sentiva, le leggende di ogni valle, i nomi dati a questi posti a seconda di una storia antica, la donna morta, la tomba, il fosso dello scaravento, la pedata del diavolo. No? Quando io venni qui per la prima volta avevo 19 anni e quest'uomo, questo giovane così che ne aveva 19 e mezzo, mi venne a raccontare di spiriti, di fantasmi, di streghe, affascinato. Ora non passa più che se ne è andato. Non era questo, il nostro futuro non era in questo, però alla fine vedo da dove viene e dove ritorna. Ma secondo te un cammino c'è o no? Cioè c'è una strada? Una strada c'è nella vita, certo. E la cosa buffa è che te ne accorgi solo quando è finita. Ti volti indietro e dici, oh, ma guarda, c'è un filo. Cercavo un lavoro al Consiglio d'Europa, anche lì con grandi avventure successero strane cose. Ma alla fine accettai un lavoro con l'Olivetti. Molti della mia generazione, che erano laureati con 110 e lode, finirono alcuni nel Partito Comunista, altri all'Olivetti. Interessante, perché l'Olivetti era l'unica società, azienda, che non operando con puri criteri aziendali voleva anche lei rifare la società usando dei profitti delle macchine da scrivere. Facevo il manager all'Olivetti, sono andato a una conferenza dove si parlava di Vietnam nel 1966, penso un po'. Mi sono alzato e ho fatto un gran discorso anti-americano. E un signore venuto da me ha detto, ma scusi, perché lei è così anti-americano? Bene, la fortuna della mia risposta ha determinato la mia vita. Perché disse, sa, non conosco l'America, non ci sono mai stato. E quello disse, ma ci vuol venire? E così vinsi, probabilmente la CIA, che lo sa. Vinsi una borsa di studio per 2 anni che mi cambiò la vita. Bisogna uscire dagli schemi soliti con cui si è abituati a concepire il mondo adulto. No? E lo vedo avendo dei figli. L'unica lezione che io do a loro è questa. Hanno 16-17 anni e devono decidere che cosa fare di sé nella vita. Non cercarti un posto in queste gabbiette di piccione che sono già lì pronte. Il banchiere, l'avvocato, il medico, il funzionario delle poste. Inventatelo. Ma insomma, questa società occidentale, nella quale io vivevo, anche beh, mi piaceva, ma non potevo pensare che fosse l'unico modello per l'umanità, il capitalismo. La democrazia, questa società liberale. E non potevo, io giovane, non essere affascinato da chi su un modello sociale così vasto, perché non era l'Andorra, non era la città del sole di Campanella, l'India di centinaia di milioni di persone, la Cina, che cercavano di stabilire una società che non fosse fondata sui criteri del profitto, del denaro, del materialismo. Quindi si guarda attorno e dice ma cos'è la civiltà?
È civiltà questa inglese, occidentale, che misura il suo progresso in quanti più abiti la gente ha, in quanto più veloce cammina. Ma non basta all'uomo un tetto sulla testa. Immaginare il periodo in cui, anche politico, ideologico, io cercavo questa alternativa al mondo occidentale. Questo visto dalla Columbia University, dove io studiavo in questi saloni, su questi testi, mentre fuori c'era una grande rivoluzione anche lì contro la guerra in Vietnam. Per questo leggevo di Gandhi. Questo leggevo di Mao. Insomma, se tu leggi anche il libretto rosso, su cui abbiamo riso poi dopo, ma è un testo interessantissimo. È una piccola Bibbia per un uomo delle campagne cinesi che sa appena leggere. Quel libretto conteneva tutta una serie di indicazioni, di verità, di consolanti visioni della vita in cui lui aveva un ruolo. L'idea era che si potesse operare sulla materia. La materia delle materie era l'uomo e la materia delle materie delle materie era la società. Noi studiavamo chi legge, chi scienze politiche, chi economia, per contribuire alla società. Sono andato a giro per tutti i giornali d'Europa, perché gli italiani non mi offrivano un lavoro, perché in Italia mi hanno detto, corrispondenti in Asia, ma non ce n'è mica bisogno, ci abbiamo le agenzie. Allora io ho preso tutta la famiglia e ho detto vado a stare a Singapore. Poi la fortuna è venuta, stimolata a forza di calci, mi è venuta incontro. Grande offensiva in Vietnam. E io che venivo da un'università americana col mio fiocchettino, con i figli piccoli, sempre vissuto nella bambagia sostanzialmente, mi sono ritrovato a fare il corrispondente di guerra. Generazione, il Vietnam è stato un test di moralità, perché insomma io sono cresciuto leggendo i grandi dell'epoca prima. Io avevo dei miti, capito se ce l'avevo, Edgar Snow, Hemingway, dico Hemingway in Spagna, accidenti, per me era un mito. Quando ho avuto la chance di andare in Vietnam, per me era la Spagna. E non ho mai preteso di essere un giornalista anglosassone, in questo senso indipendente, obiettivo, mai preteso, perché non lo sono, perché nessuno lo è, anche quelli che pretendono di esserlo, sono solo falsi e finti. Io questa guerra l'ho coperta avendo una grande simpatia per i Viet Cong, non ci sono dubbi, ma d'altro canto chi avesse il cuore a sinistra nel senso dico naturale, come potevi avere simpatia per gli americani? Ma cosa c'entrava? Un popolo di scalzacani con le pezze al culo, con i berretti di paglia, vestiti di nulla, scalzi, con dei piccoli fucili che sparano contro questa macchina infernale. E là,
Laggiù c'era l'ambasciata americana. È da là che ho visto gli ultimi elicotteri alzarsi la mattina del 30 aprile 1975, prima che le truppe comuniste Vietcong entrassero in città. Si vedevano alzarsi da là. Da qui, lungo le strade, si sentiva venire su il rumore delle sirene, delle macchine che correvano, degli ultimi che tentavano di scappare. La città era finita. Eravamo assediati. Comunisti, Vietcong cominciavano a entrare. Pattuglie segrete nei quartieri di provincia. Gli americani scappavano in questi elicotteri con le luci. La gente si attaccava, veniva ributtata sotto. All'ambasciata americana c'era il caos. Sentivi la storia, la storia. Quel momento non è nemmeno chi vince, chi perde. La storia. Io mi cacavo sotto. Allora mi chiedevo come mi potevo proteggere. Andai a prendere tutti i materassi delle stanze di quelli che erano scappati per mettermi lì sopra, mica per dormirci sotto. In guerra, io sono uno, me la faccio sempre addosso, una paura cane. E il coraggio l'ho sempre considerato il mio, che supero la mia paura per andare dove debbo andare. Che quelli che non hanno paura non sono coraggiosi. In quel giorno gli americani scappavano dappertutto. E un bravo ladro vietnamita rubò a un americano che scappava una Leica M3. È stata la macchina della mia vita. Per me la fotografia non era un modo di esprimermi. Io facevo le foto per accompagnare i miei articoli. E poi per me perché mi davano qualcosa in più di quel che avevo visto. Perché sai, tu guardi una cosa e vedi in quella scena 10 particolari. Ma la foto ne vede 40. E se tu poi guardi le foto, ti ritorna in mente tutti. Dei vecchi che sono stati nei campi di rieducazione, sei rimasto solo tu? Sì. A quel tempo si credeva in qualcosa. Io credevo, per esempio, credevo che era giusto che la rivoluzione vincesse, che i Vietcong, i comunisti a quel tempo, si prendessero questa città e ne facessero una capitale morale di un altro paese. In verità ti accorgi, tornando, che quella guerra non è servita a niente. C'è stata un'accumulazione di dolore, di sofferenza. Per gente come noi che ritorna, la senti questa, la senti nell'aria. Se tu pensi all'ammontare di sofferenza, miseria, morte, milioni, a chi è servito? Questa corsa verso il denaro, questo arricchirsi, è quello che sarebbe successo se non ci fosse stata la guerra. O, ancora peggio, se l'avessero vinta gli altri. Forse se l'avessero vinta gli altri, questo tipo di società sarebbe stata messa in piedi prima e probabilmente anche meglio. Così di corsa, così piene di stimoli, lo dice così bene quel grande T.S. Eliot. Siamo continuamente distratti dalla distrazione della distrazione. È lì dove io dico bisogna ricominciare da capo, no? There's so many yellow flowers. Look, ready? Io sono Tiziano Terzani, nonno di Novalis Terzani. Chiaro? Ciao, Novi! E se tu cominci fino da piccoli e gli dai un'educazione che è più legata alla natura, è chiaro che diventano persone diverse. Sai, tutto torna, vedi? Per tuo figlio ho messo due occhi in quell'albero, no? Perché senta che quell'albero ha una vita
E per un bambino non è che la sente perché ci scorre il succo dalla terra, no? Non lo vede. Gli occhi gli ricordano qualcosa di umano e la vita. Se tu porti un bambino attraverso questi boschi e gli fai scoprire le meraviglie dell'acqua che passa nel torrente, con tutte le leggende che qui raccontano, che la puoi bere, la beve il serpente, la beve Dio, per cui la posso bere anch'io. Tutte, sai, il mondo si anima, tutto prende vita. Sai, altrimenti è come i bambini nei campi di rifugiati cambogiani alla frontiera con la Thailandia, che credevano che il riso crescesse sulla testa delle madri, perché li vedevano sempre che prendevano questi sacchi dalle Nazioni Unite e la sera si mangiava. La caduta di Phnom Penh in mani criminose fu drammatica, perché subito si capì che succedevano delle cose terribili. Era il 17 di aprile del 1975 e nell'ufficio dell'addetto militare, che era un vecchio colonnello che avevo conosciuto durante la guerra, ci mettemmo a sentire alla sua radio. E verso le 11 del mattino arrivò una voce che, urlando e poi piangendo, disse: stanno venendo, che Dio ci salvi. Sai queste radio di un tempo, queste crackling, over, over, they are coming in, they are getting me. E la radio si interruppe, ci fu questo gracchiare metallico e così visse l'arrivo dei Khmer Rossi. E questa curiosità di vedere cosa succedeva nella Cambogia, ormai presa dai Khmer Rossi, mi portò alla frontiera. E attraversai questo ponte che separa Aranya Pratet da Poi Phet. Facevo foto, andavo a giro con un'enorme curiosità. E da un tratto, due o tre di questi ragazzotti che io guardavo con questa incredibile curiosità, perché non li avevo mai visti vivi, si voltarono verso di me e cominciarono a dire questa parola: americano, americano. Mi salvò il sorridere, perché una vecchia regola che mi ero sempre insegnata: mai farsi prendere dal panico, mai mostrare che hai paura. Poi nel gruppo della gente che c'era lì attorno vidi una faccia più chiara, un cinese. E allora questo cinese che parlava Khmer parlò con questi ragazzi e riuscimmo a convincerli che si doveva aspettare che un capo arrivasse, perché se dovevo essere ucciso, che fosse deciso da qualcuno con responsabilità. D'un tratto rifacevo come in una moviola la storia di questa guerra e immaginavo questi ragazzi per anni sotto i B-52. Questi Khmer Rossi erano stati i partigiani, li avevo visti come gli eroi di questa liberazione. Poi arrivò finalmente questo capo, questo mi guardò, guardò il mio passaporto, ripetei la mia storia e finalmente mi riaccompagnarono alla frontiera e passai a senso inverso questo ponte, di nuovo verso la Thailandia, passando questo filo spinato. I Khmer Rossi agirono immediatamente, eliminarono la moneta, eliminarono la proprietà privata. E una cosa più di ogni altra mi impressionò, che durante il regno dei Khmer Rossi la gente aveva paura dei bambini. Era la storia dell'uomo nuovo. Pol Pot creava questo uomo nuovo prendendo i bambini via dalla famiglia. Questi bambini venivano addestrati e poi funzionavano da chlop. Questa è la parola che i cambogiani ripetevano sempre, da spie. Sono ritornato in Cambogia nel 1980, poco dopo che i vietnamiti erano entrati a liberare la Cambogia dall'orrore di Pol Pot e ad occuparla. Uno si può immaginare i massacri, le fosse comuni, si può immaginare migliaia e migliaia di persone morte, ma se le metti in fila queste persone morte, se le vedi queste ossa, sono tanto di più di quelle che uno si può immaginare. Mimbat, alcune donne buttate lì nella giungla con gli occhi e le bocche piene di mosche. Piene di mosche, le occhi pieni di mosche.
le bocche piene di mosche, parevano morte, ma non erano morte, respiravano. Erano donne come Rose, erano gli assassini di ieri. Ebbi allora questo strano imbarazzo. Che faccio? Conto quante sono, poi passo, continuo per la mia strada o metto via il taccuino e mi carico queste moribonde addosso? Piglio sta donna coperta di merda. Io tuo bellino, sempre vestito di bianco. Me la butto sulle spalle e cammino una mezz'ora con questa sua testa che era come un otre vuoto. Lui lì per lì si dice, queste erano le assassine di ieri, ma adesso erano state fucilate dai vietnamiti e come puoi non soccorrerle in quel momento? Quindi non c'è questa moralità assoluta di chi è il male e rimane sempre il male, perché in fondo sono sempre persone che hai davanti. E io probabilmente vorrei sapere chi sei tu. Bello, 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 bello. Chi sei? Ma chi cazzo sei? Sono stato mille cose. Alcune vere, alcune potenziali. Assassino, pedofilo, adultero. Guardatemi bene, guardatemi. Ma sono carino, vero? Con la barba bianca. Sembro Babbo Natale, tanti bambini mi scriveranno delle lettere. Sembro puro, no? Pulito, ho fatto la doccia. Vi paio anche una persona per bene, carino. Sì, in fondo. Ma dentro di me, guardatemi bene, c'è un assassino dentro di me, c'è un ladro, un assassino, un pedofilo, un adultero, tutto, perché siamo tutto e il contrario di tutto. Solo che abbiamo anche la coscienza, questa meravigliosa coscienza, che dice al pedofilo, al ladro, all'assassino, oh, te, che fai? Dammo. Vietnam, Cambogia, Laos e poi la Cina. La Cina è stata per me una profondissima delusione, perché avevo studiato il cinese, mi ero occupato per anni di Cina, avevo studiato la storia, mi ero rilaureato in cose cinesi all'università americana e scopro che quello che i comunisti hanno fatto per 40 anni è una cosa orribile. No, io le scuole l'ho fatte in Cina quando avevo 11-12 anni, ma e lì era un po' diverso, insomma. Ci insegnavano a marciare, noi non si salutava la bandiera perché non eravamo compagni come erano i ragazzini cinesi tutti con la fusciacca rossa, però in rispetto del regime comunista dovevamo ogni lunedì mattina guardare gli altri che salutavano la bandiera e ascoltare l'inno nazionale. Poi invece di pallavolo c'era il tiro delle bombe a mano. Io vi imposi la Cina, ma ve la imposi sicuro che facevo qualcosa di buono in fondo, che vi mettevo in condizione di fare un'esperienza stupenda, che era diversa. Sai, io ero convinto di una cosa, che la Cina era una grande civiltà. La grande crisi comincia in Cina. Hai visto che la politica non ti interessava a quel punto? Che la politica non era la soluzione a nulla. Invece di cercare l'uomo nuovo, mi resi conto che c'era un uomo vecchio, cinese, che era meraviglioso. Se tu pensi, quello che questi fregnoni di studenti iconoclasti hanno bruciato, distrutto, entravano nelle case dei poeti, dei calligrafi, bruciavano ogni cosa. E nonostante questo, viaggiavi in Cina, arrivavi in un paesino di merda, vedevi una costruzione come una pagoda, chiusa, polverosa, e ci troviamo davanti questo Buddha alto 20 metri con 40 braccia e tu dici Madonna. Mi ricordo che una volta a Pechino Deng Xiaoping stava venendo al potere, tutti i giornalisti erano continuamente lì a andare alla Casa del Popolo
a sentire le conferenze stampa sulle sue innovazioni, Tiziano era lì un giorno che lavava un tappeto nella vasca da bagno. E io ho detto, Tiziano, che fai? E lui dice, a lavare questo tappeto imparo di più che a leggere l'organo ufficiale del Partito Comunista. Il mio modo di operare è leggere tanto. Leggere tanto della storia. Se non capisci la storia, non capisci l'oggi. Racconti delle balle, racconti quello che vedi al microscopio. Invece ci vuole il cannocchiale. Se mi chiedi quali sono stati i miei grandi libri, sono stati i viaggiatori del passato. Ho sempre viaggiato con loro. Erano i miei migliori compagni di viaggio. Stavano zitti quando volevo che stavano zitti e mi parlavano quando avevo bisogno che mi parlassero. Stupendo, è più vero lui, mi sembra. È più vero lui di me, pare, è vero. Io non sono affatto vero. Questo è il grande problema. Noi crediamo oggi di essere liberi. Non siamo mai stati schiavi come ora. Mai, mai, mai schiavi come ora. Grazie mille. Poi cosa vuoi fare all'università? Non lo so. Fai qualcosa che aiuti gli altri. Non fare mai qualcosa che serve a te. Non fare un mestiere solo per fare i quattrini. Non ti serviranno a nulla. Lavoro in banca dalle 9 alle 4. Lavori là, tutto è previsto. Poi corri al supermercato che sta aperto fino alle 9. Capito? Tutto questo è pazzesco. La partenza per il Giappone è dovuta alla espulsione di Tiziano dalla Cina. Noi, Tiziano aveva intenzione di passare ancora anni in Cina, era l'inizio di un'esplorazione, di una cultura che lo affascinava tantissimo, nella quale sperava di poter andare a vivere. Poi è stato espulso proprio veramente con una pedata. Un'espulsione è una cosa dolorosissima. Avevi però la mamma. È vero, costituiva una certezza attorno alla quale girava tutto. Una certezza di libertà, un senso di sicurezza che solo questo grande poeta bengalese che cito sempre è riuscito così bene a descrivere. È l'elefante che si fa legare con un filo di seta a un palo. E la mamma è stata per me una grande compagna, proprio compagna di viaggio, una grande amica, consigliera. E gli offrirono Tokyo, il giornale gli offrì Tokyo e così andammo lì. Avevo coperto l'Asia drammatica e il Giappone rappresentava l'aspetto positivo, cioè rappresentava l'Asia che ce l'aveva fatta ad uscire dal sottosviluppo e tutto e diventare un paese moderno. Allora questa Asia moderna mi incuriosiva. Non posso dire che gli sia piaciuto il Giappone. Per me, io avevo 14 anni e lo trovavo divertente, era un po' strambo il Giappone, era un misto di grande modernità e poi altre cose invece erano ancora molto, molto feudali. Questa modernità asiatica che io volevo vedere mi terrorizzò. Era un modo di vivere spaventoso. Ritmi di lavoro inconcepibili nelle fabbriche, nelle aziende, mai libertà. Non a caso i giapponesi chiamano i loro impiegati salarymen, gli uomini che lavorano per il salario. Io, ragazzina, uscivo la sera e assieme a tutti questi salarymen ubriachi, tutti rossi, perché si dice che abbiano un enzima che li manchi e che quindi veramente loro subiscono l'effetto dell'alcol anche dopo pochissimo e nessuno si permetteva mai di dare fastidio, anzi era tutto un inchinarsi, scusarsi se si imbattevano per sbaglio.
ma non era il mio paese, non è la mia storia. Al punto che cominciai a sviluppare una malattia. Mi prese la depressione. Mi alzavo la mattina col peso del mondo sulla schiena. Andavamo, la mamma carina mi portava, sai, in Giappone pieno di questi coffee houses. Anche lì arrivi, tutto bellino, tutto pulitino. Puoi scegliere fra 40 diversi tipi di caffè, fra 40 tipi di toast. E tu stai lì per una mezz'ora prima di andare nel tuo ufficio di merda con una musichina che passa nella filodiffusione. Ho visto la prima statua di Lenin abbattuta all'urlo di Allah Akbar, Allah Akbar, nell'Asia centrale. E oggi c'è Al-Qaeda. Vedi le connection? Solo gli sciocchi e i miopi e i cretini non vedono il legame fra la fine del comunismo come ideologia di rivolta degli oppressi e oggi l'Islam fondamentalista. Se non si capisce questo, non si capisce niente. I giornali hanno delle loro esigenze. Pubblicano o non pubblicano una certa cosa, a seconda dello spazio che c'è, ti tagliano un capoverso nel quale tu hai sofferto di più, perché all'ultimo momento il piombo avanza, per cui blum, c'è uno lì che te lo butta via. Allora, una regola per star tranquillo è questa. Io sono libero di scrivere tutto quello che mi pare. Loro, gli editor che stanno dall'altra parte, sono liberi di pubblicare quello che a loro pare. Con gli avanzi faccio i miei libri. In qualche modo io mi misi a raccontare di nuovo quell'Asia che mi aveva affascinato, l'Asia per la quale ero andato in Asia. Sai, le superstizioni, le leggende, la cultura, ero pregno di questo indovino, che è il libro che mi ha staccato dal giornalismo proprio. Il libro che scrissi con grande trepidazione e che metti a leggere a degli amici di cui mi fidavo, perché non volevo essere preso per matto. Cercavo un'alternativa al modello di sviluppo occidentale. E vedevo senso nel mio andare in questa civiltà. Lui vive qui, ma non c'è. No, quando uno passa viene questa. La può mettere una lampada, vedi? Ma non si distende neanche. No. Vedi là quella lampada? Quella lampada può mettere una lampada. A 60 anni mi pareva giusto chiudere con il mondo e fare un altro viaggio. E allora mi sono preso la pensione e sono andato a vivere in cima all'Himalaya, e in una capanna, in una baita senza luce, senza acqua, senza telefono. Ho cominciato un altro tipo di vita. Thank you.
io e il babbo verso la fine eravamo molto... Cioè avevamo gli interessi molto simili. Anche il fatto che io stavo facendo un documentario sui santoni nell'Himalaya e che giravo esattamente nelle zone dove abitava lui. Fino a che ci sarà una società che rispetta i mendicanti, che si inchina ai loro piedi per caricarsi di energia e dà loro da mangiare, sa tu, non può essere una società che fino in fondo diventa una società materialista. A Delhi, tutti per benino, i cocktail party, yes ma'am. Poi c'erano sti pazzi scatenati che con quel mondo lì non avevano niente a che fare. L'11 settembre mi ha sconvolto. Proprio ho capito che non potevo più permettermi questo lusso di guardarmi l'ombelico. Che l'abbiamo visto tutti, quanto è orribile. Non è come la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, di cui leggemmo, di cui vedemmo una fotografia, di cui ci è stato raccontato a scuola. Questo, tutto il mondo l'ha visto non una volta, 10, 100 volte dinanzi. Ed era facile immaginarsi che a quella orribile violenza noi, gli americani, noi tutti, avremmo, l'Occidente, avremmo reagito con un'uguale e forse superiore violenza. E che gli altri, prima o poi, risponderanno con una superiore violenza. E noi andremo ancora con la violenza. E noi... E alla fine rimarrà qualcuno ancora ad usare la violenza? Non è questa una buona occasione per fermarci, riflettere e prendere un'altra via, quella della non violenza? Lì si trattava dinanzi a una cosa così nuova di ripensare tutto da capo. Ci fosse stato Gandhi, sarebbe forse il problema, no? Ma la vendetta, questa necessità di vendicarsi, è lì dove io dico che l'uomo ha un fondo di questa orribile animalità, che poi fra l'altro noi usiamo sempre questa parola che è la meno appropriata che esiste, che nessun animale si comporta come l'uomo, nessuno. Il leone quando attacca la gazzella è mica incazzato, ha fame. E quando ne ha ammazzata una, basta, torna a casa e dà un pezzetto allo sciacallo. America has stood down any enemies before. كلمات معدودة. أقسم بالله العظيم. We will not let up. Solo noi. Solo questa orribile bestia bipede che ha la coscienza è capace di queste assurdità. Ancor più che fuori, le cause della guerra sono dentro di noi. Sono in passioni come il desiderio, la paura, l'insicurezza, l'ingordigia, l'orgoglio, la vanità. Lentamente bisogna liberarcene. Dobbiamo cambiare atteggiamento. Facciamo più quello che è giusto invece di quel che ci conviene. Una civiltà si rafforza con la determinazione morale molto più che con nuove armi. Allora io dico, prima o poi l'uomo si sveglierà. Non ti è mai venuta voglia di cercare di essere te quella persona che si sveglia? Ma no, io sono uno di Monticelli, sono uno semplice, io sono uno sempre a mezza strada. Non mi sono sentito mai parte di un noi, non noi giornalisti, non noi intellettuali. Allora ancor meno mi sento di poter essere parte degli illuminati. Ma che illuminato? Sono un fiorentino che ha cercato qualcos'altro, che ha piluccato di qua e di là, che ha fatto tante esperienze, ma proprio profeta non mi vedo. La mia morte, ma è da ridere. Pensa in questo momento quanti uccellini muoiono, quanti formiche vengono pestate e quanti uomini muoiono.
Io per giunta muoio in condizioni stupende, in pace con me stesso, niente da fare, e con questa natura attorno che è il più bel abbraccio di grandezza e di bellezza che puoi avere. Perché questa bellezza in qualche modo ti entra dentro e ti dà quest'unica dimensione di qualcosa che non ti appartiene ma che è anche tuo. Il tramonto è lì per tutti e fortunatamente non è stato ancora consumerizzato, non è che lo puoi mettere in una bottiglia e porti un pezzo a casa. Bello, no? È lì, stupendo per tutti. Dinanzi a tutto questo, la tua esistenza è una piccolezza, è lo starnuto di una formica. Arrivato a destinazione, ho chiuso, ho concluso. Sono partito come tutti i giovani con un grande senso di voler cambiare il mondo, renderlo migliore, facendo tutte le cose che si pensa servono al mondo. E poi ti accorgi strada facendo che non vale niente, che la soluzione non è lì. Dov'è? Mi pare di averla trovata, nel senso che se riesci a migliorare te stesso, a fare qualcosa con te stesso e a renderti conto dell'inutilità di tutto il resto, forse metti le basi per qualcosa di grande che è, secondo me, inevitabile. L'evoluzione dell'uomo verso un piano superiore. E ora mi devo riposare. Sì, ora sì. Infatti ho scoperto molte cose nel riascolto e proprio entrando dentro al testo ho capito molto. Ho scoperto molte cose su di lui che proprio non sapevo, a cui non avevo mai pensato. Poi ti passa, lì per lì passa, e se non l'hai sentito non lo senti mai più. C'era un vecchio monaco zen che ogni sera teneva il suo discorso ai suoi discepoli in un monastero. E una sera non sapeva cosa dire. Capita spesso anche ai maestri. E allora guarda tutta la sua gente che aspetta che dica qualcosa di importante. E un tratto, su una finestra aperta, arriva un uccellino e comincia a fare. Il maestro guarda e dice: per oggi la lezione è finita.